20 ottobre 2010, stadio Giuseppe Meazza in San Siro. I tifosi nerazzurri sono pronti ad accogliere i campioni d'Europa in carica. Di fronte un Tottenham lontano per status e composizione del roster da quello dei giorni nostri. Gli sconvolgimenti post triplete ridimensionano in parte la rosa dell'Inter. Benitez può contare però su un organico ancora dominante. Julio César tra i pali, Chivo a sinistra, Lucio e Samuel centrali e a destra uno dei terzini più in forma del momento e tra i principali al mondo, Douglas Maicon, supportato sulla corsia di destra dal sempreverde Zanetti nel ruolo di mezzala. Sarà proprio in quella zona del campo che ci focalizzeremo. Stankovic garanzia in mediana, un giovane Biabiani altro centrocampista, Snyder dietro le punte, Eto'o e il brasiliano in ascesa, Coutinho. L'Inter dopo 11 minuti è già avanti di 2 gol, Zanetti d'interno e Samuel Eto'o dal dischetto, con tanto di precedente espulsione del portiere londinese. Un Inter arrembante cala il tris con la conclusione cinica di Stankovic. Il tiro al bersaglio continua, la serata ha tutte le sembianze di una passeggiata di salute per i campioni d'Italia. Altro gol e 4-0 a fine tempo. Contemporaneamente la corsia di sinistra già decimata degli Spurs, posizionati ora con un 4-4-1, si riorganizza. Il terzino in maglia numero 3, Gareth Bale, gioca da esterno di centrocampo, dietro di lui Assue Cotò. Nella ripresa si infiammano le caratteristiche tecniche ancora sconosciute del gallese classe 1989. L'Inter in controllo non riesce ad arginare la percussione anomala per velocità e conduzione di palla del numero 3 Spurs. Parte da centrocampo e supera al doppio del ritmo Zanetti e Maicon, due velocisti di mestiere, e trafigge con un raso terra sul secondo palo il malcapitato Julio César. Dal 51esimo in poi i padroni di casa vanno in apnea nella suddetta corsia laterale, non più in grado di contenere le sgasate dell'esterno londinese. Negli ultimi 10 minuti dimostra un killer instinct non da terzino. Scartato nuovamente Zanetti e mancino nell'angolo, Julio César e il suo capitano sono increduli di fronte alle abilità dominanti del 21enne. In pieno recupero non ha bisogno di uno scatto alla Bolt, ma si limita, per così dire, ad infilare nuovamente il portiere della nazionale brasiliana. 4-3 e tripletta. Bale si è caricato il Tottenham sulle spalle, mettendo alle corde un club stellare. Tutto il mondo scopre le potenzialità nella fase offensiva di questo ragazzo. Fino a quel momento un tradizionale terzino, sarà rivisitato dai vari allenatori a partire dal 2010 in poi, da laterale a tutta fascia, sbocciando verso una carriera epica, fino a divenire una delle ali più decisive e complete nella storia del calcio. Possiamo affermare che Bale abbia cambiato la concezione di interpretare il ruolo di esterno? Scrivetelo nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale Febris Analysis.